È tutta una mafia. Rafa, ma Roberto chi dovrebbe tenere? Dai. Ducci! Guardi! Guardi! Il movimento però, guarda! Dai, 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 dai! Ho provato la memory, nessuna delle due, vedi? Sto a fare con la telecamera, sto a fare. Ottimo, dammi tre. Pure, pure, pure! Ah, e c'è sta ancora una memory da 4G. Non aspettate che rimane qua, che sei. No, Giova, deciso! Dai. Ducci! Liste, ok? Fallo, fallo veloce! Fallo poco! Commenti su sti contrasti, regà! Dillo di là! Ciao, Leo! Di là! Faccio il Giova! Non fallo di là! Buona, buona amica, ciao a tutti! Mamma, arriva Daniel, arriva! Mamma tua, la tua! Ritorna! Ritorna, ritorna Leo! No Marco, metti quella! Attenzione che non era precisa! Oh, ai coglioni! Oh. Uno, due! La tua Albi! Vieni qua, vieni qua! Va, se non ce la fai è tutta sua! Sì, Bianca! Il ragazzo più veloce di noi! Uno, due, dopo! Uno! E oggi me l'hanno fatta, È stata la risposta di Kubides su Interlandia, ancora 3-0 per i Gunners. Parte la botta da lontano di Visconti, il pallone stira sul fondo. Bella, bella, bella. Subito! Visconti. Vola, vola, vola! Poi Giuli riesce a intervenire a metà campo, a trasmetterla. Tenta in mezzo Matteo Interlandi. La buona guardia, poi Mattia Russo. Ancora Alberto Interlandi. Prosegue per Visconti, 1-2 nello stretto. Ancora Interlandi, l'apertura per Ambrosino, che la gira dalla parte di Mattia Russo, che vorrebbe accentrarsi, invece defila. Pallone fuori, deviato da un giocatore avversario. Dunque tanto la battuta Visconti, corto il pallone per Ambrosino, Visconti il destro, palo toccato Ambrosino, pronto alla battuta, passano i secondi, lunghissimo Mattia Russo, tiro ancora più difficile. Giovanni Dattoli cerca di allargarsi, Iacconi appoggia con il sinistro in direzione di Ciavarella. Ciavarella che appoggia dentro Giuli, non si passa. Ciavarella, Dattoli vuole girarsi, trova Mattia Russo, così come lo trova Giuli, ne viene fermato. Il pallone fuori in favore dei Gunners. Pronto Mattia Russo, il lob, la palla esce fuori in qualche modo. Toccata. Messa laterale in favore del Nacca, che cerca di sbloccarsi, non trova spunti offensivi. Giuli sembrerebbe essere il terminale offensivo in questo particolare momento, ma le sue caratteristiche sono solitamente diverse. Intanto Interlandi se la cava contro Bianconi, punta proprio Giuli, riesce a servire in avanti Mattia Russo, si genera il 2 contro 1, Mattia Russo è a destra, pallone riesce. Pallone in favore dei Gunners, Interlandi l'1-2 con Coccia e la Mancino, la risposta di Kubides e poi Giovanni Dattoli sull'altro versante, sfida Mattia Russo, ottiene una buona rimessa laterale e si prepara a battere lui stesso Bianconi all'indietro per Claudio Moreno Kubides, che prosegue, appoggia per Giovanni Dattoli, il controllo alla fine, la palla di Antonelli, lancio di Antonelli corto dalle parti di Alberto Interlandi, appoggia in seguito su Coccia, prosegue Coccia, Coccia rientra, viene sul filo, Coccia ancora vuole tenersela sul mancino, poi non calcia Interlandi, ancora Coccia, occluso però da due avversari, va fino in fondo, non la controlla, rimesso a fondo. Succedere qualcosa di importantissimo la gente, che ne credevamo di non essere collegati. Io sono 6-7 faccio, vero? Anche 7-8. Ah. Mattia Russo in mezzo, quasi una trivela, non arriva Coccia ad un pelo. Capri, capri! Vabbè. Passate la capoccia, regà! Mattia Russo tenta il lancio lungo, Kubides vorrebbe un numero, riesce soltanto ad allontanare. Coccia è pronto alla battuta di una rimessa laterale che ispira Interlandi, che appoggia per Tambone.
Ambone dietro per Alberto Interlandi, Interlandi vorrebbe il mancino, prosegue fino a fermarsi, a raggiungere il limite, a calciare di punta, a trovare Cubiti, a scappare via sul palo, ed ecco qua Ambone, azione non è finita, Ambone vorrebbe metterla in mezzo, la partita arriva Bianconi che si prende una responsabilità, vediamo se è troppo grande, è prestato da due avversari, tenta di evitarli entrambi, il gioco ancora regolare a quanto dice l'arbitro, la tiene ancora lì Bianconi, evitato anche Cubiti se stesso, prosegue Bianconi, alla fine la cede incredibilmente proprio a Tambone, Tambone sfida l'altro capitano e vince Ciava, la deviazione poi di Coccia, rimessa laterale in favore del NAC. Ha rischiato Bianconi, in qualche modo se l'è cavata, non è sembrato andarla a trattenere in maniera impropria. Giovanni Dattoli adesso. Dattoli appoggia, tra due avversari. Compagni, chiedo scusa. Coccia l'ha appoggiata in questo istante. Parte il destro! Meraviglioso gol di Mattia Russo. 4-0, un'altra perla della carriera di Mattia Russo. Tambone all'incrociare, esterno della rete. Non fa cosa di cosa, torna, torna, sono tre. Alla per Tambone, prova a suolarla a proprio favore, c'è Mattia Russo molto largo, Coccia non riesce a controllare, quasi gli viene soffiato il pallone, alla fine il NAC guadagna una buona possibilità, ci si affida a Giuri, interviene Interlandi. È stato accolto da Cubito, scappa per della sfera, Tambone fuori! Fuori! Provato ad allungare per Ricciardi, elegante colpo di tacco, grande intervento di Alberto Interlandi. Prosegue Interlandi, la botta a Cubides. Niente. Il lancio, sta arrivando anche giù, il pallone esce fuori. Pronto alla battuta Mattia Russo. Dopo con il piattone in direzione di Edoardo Tambone che valica la mediana, prosegue e allarga. Troppo. Vai, vai. La sortita di Cubides, portiere di movimento, parte il destro, la deviazione e poi Antonelli la mette in corner. Spezia e Capocci. Pronta la battuta del calcio d'angolo da parte di Capitan Ciavarella. Punteggio di 4-0 per i Gunners, la gara inoltrata. Ciavarella con il destro, corto per Giuli, la piazza, trova Mattia Russo, ancora Mattia Russo sul cammino di Giuli, prima che sul suo, cammino sempre. Sì, tra poco anche Antonelli, che ora battezza, fuori la soluzione di Ricciardi. Palla geniale di Mattia Russo, aggiunta in qualche modo da Coccia, è perfezionata in rete da Tambone, su un traversone che l'ha messa sulla linea, 5-0. La partenza di Tambone è perorata da Visconti che poi azzarda il mancino, trova proprio Tambone che per poco non trova a sua volta qualcosa di inaspettato, sarebbe stato un gol tentato, chiedo scusa, raggiunto, ottenuto, niente, non ci riesco oggi. Insomma, riscosso sto cazzo de gol, anche esso in maniera Assamo verde, che meglio. Mattia Russo fa scorrere, arriva Andrea Antonelli che passeggia non curante dei secondi, arriva fino al terzo, poi parte il lob, risponde Ciavarella in maniera non purtroppo per lui fruibile per Ricciardi, che però in qualche maniera serve Giuli, che perde il tempo, viene chiuso Antonelli, sterza con i piedi, la tiene lì Mattia Russo, il pressing di Giuli e la palla per Coccia, ci sono sempre spazi enormi per i giocatori dei Gunners che li sfruttano, e come Mattia Russo parte il cross in mezzo, Ciavarella la mette in corner, pronto Edoardo Tambone alla battuta, Mattia Russo fa eruzione in area di rigore, è servito, colpo di tacco, Cubides che non si fa chiedere due volte di partire, 2-1, è partito Claudio Moreno Cubides, la palla è per Bianconi, Cubides sul secondo, non ci arriva, il pallone è fuori, Mattia Russo, prova a entrare Russo ancora, c'è Tambone di là, concluso da Ciavarella, pallone è sfilato fuori, la rimessa per i Gunners. Gunners che vanno a battere in questo momento con Tambone, Mattia Russo in mezzo, il tiro cross, Cubides, Coccia lo insidia per un istante, ritacco, poi prosegue ancora Cubides, sfidato da Mattia Russo, una grande palla per Ciavarella che non la sfrutta meglio, però palla malinteso fra Tambone e Visconti, Tambone poi a interrompere la trama di Giuli, prosegue ancora Tambone, l'appoggio su Mattia Russo, Ricciardi avrebbe potuto assalirlo alle spalle, forse l'ha messo abbastanza aggressivo in questa circostanza, grande entrante in mezzo adesso per Tambone che poi serve Visconti a botta sicura! E non è sicuro neanche il tapin di Tambone, non entra nulla, alla fuori, ancora 5-0. Che? Tambone in mezzo, la palla respinta da Giuli, poi c'è Coccia. Via Russo, prosegue, pensa alla botta, ha evitato Ricciardi, ancora Matteo Russo si ripropone in mezzo, Visconti non riesce, poi Giuli, colpo di tacco, non male per Ricciardi, che vuole lanciarsi, si è involato, che va sul mancino, va con il destro, largo, non male. Attenzione Mattia Russo al destro, Mattia Russo 6-0, ancora lui. Chi se ne può parlare? Dai, io vediamo un po' come vanno le cose. Bello. Hai visto? Che ha fatto? Hai perso a tavolino. Perché? Se ne sono andati, sapevano che non poteva più andare ai playoff per la vittoria del New Deal.
Interlandi il destro, va a bloccarlo Kubides fra le gambe, poi lancio per Bianconi, riflette, appoggia Ciava. Una vittoria riscossa un passo alla volta, quella che stanno imponendo oggi i Gunners sul NAC Breda, che non è nella sua miglior stagione né nella sua miglior forma, ma comunque rappresenta tanto autorete di Ciavarella nel tentativo di anticipare il tapin che sicuramente sarebbe arrivato da Tambone. Era quasi riuscito a metterla al lato del palo, la sua sfortuna il pallone è sfilato alla sinistra e non alla destra del legno difeso da Kubides ed è entrato direttamente in rete per lo 0-7. Bianconi viene fermato da Interlandi, prosegue perché ancora il pallone parte in destra, Andrea Antonelli ancora insormontabile ed è Bianconi, la mette in mezzo, pallone lunghissimo, Ciavarella lascia sfilare e poi Kubides che prosegue, mediana, superata, Bianconi, pure. Evitato agilmente Tambone. E poi fa depredare in maniera rapidissima e poi Tambone va a segnare un gol che si vede fare negli oratori, raramente è capitato da queste parti e gli si passa poiché non eccessivamente provocatorio in fin dei conti. 8-0 Gunners. Ciavarella prova a proseguire oltre la mediana, il lancio di Sconti, ottimo lo stacco, Interlandi al volo, Mattia Russo col petto, depredato da Giuli, va a rimontare, infatti se la riprende subito, 3 contro 1, Ciavarella solo a difendere davanti a Cubi, ottima la sterzata, c'è il ritorno di Giuli che riesce quantomeno a evitare la rimessa, poi la tiene addirittura in campo lanciandola verso Ricciardi, Ricciardi ha visto in mezzo Giovanni D'Apoli, preso in controtempo, via Russo, punta D'Apoli, evitato, Interlandi in mezzo, Mattia Russo, 9-0, vai da Schetta, digli 20 a squadra di là, grazie. Sta salendo Kubides, Kubides la botta, Antonelli ci è andato molto più vicino di tanti altri compagni finora, intanto Napoli trasforma un tentativo di tunnel da parte degli avversari in una soluzione respinta anch'essa da Andrea Antonelli che non si è fatto beccare in mezzo alle gambe, occhio a Mattia Russo che intercetta un gran pallone, duella con Kubides che cerca di tenerlo impegnato sulla mediana, parte il pallonetto, capitan Ciavarella a sfidare l'altro capitano, appoggia poi dalla in direzione di Gabriele Giuli, visto D'Attoli, appoggia invece corto per Ricciardi, il tiro grosso non è male, D'Attoli non ci mette la gamba, forse non è partito con quell'intenzione. Russo ha aggiunto Kubides, Kubides ha servito Ricciardi, D'Attoli è nascosto, avanza Ricciardi, ancora Ricciardi il destro, si impende il pallone, rimessa laterale del giocatore del Nantes in zona offensiva, Interlandi lascia la sfera proprio a Ricciardi, tenta di proporsi qualcuno, Ricciardi in mezzo, nessuno assolutamente sulla sfera, Tambone, Giulia a evitare il patatrack, Ciavarella a buttarla fuori. Vattene, palla fuori, parte il sinistro, Kubides, Mauro, Kubides, il lancio di Kubides in direzione di Ricciardi, Ricciardi continua, Ricciardi destro largo, Chiarusso sulla mediana, colpo di tacco, prosegue ancora, bravo, stai sinistro. Andrea Antonelli, chiedo scusa, pensavamo si fosse di nuovo interrotta la ripresa, Interlandi, esterno, Mattia Russo. Siamo secondi, si riescono a chiudere questa loro prima partita senza subire reti, Tambone in mezzo, D'Attoli a rimettere fuori, Giuli possibilità almeno per un 3 contro 2, Giuli destro, disperato, Interlandi mette fuori, seguiamo ancora il giovane classe 2000, la mette in mezzo, tutti la lasciano passare lì, fin quando poi non arriva D'Attoli che non la sfrutta, dovere, tocca con l'esterno, male sul fondo, Mattia Russo, vogliono il decimo, quelli dei Gunners. Il lancio D'Attoli a vuoto, anche Kubides volontariamente, la dice lunga su quanta fretta abbia in realtà di rimettere in gioco la sfera, è partito un lancio lungo in direzione di Ricciardi e con un colpo di testa prova a sorprendere Antonelli, invece è tutto meno che sorpreso, Tambone, controllo di piatto, prende lì di suola, Interlandi, normale gestione per i Gunners, finisce qui, i Gunners passano ai playoff con grande onore nella loro splendida foggia della loro seconda stagione, con un sonoro 9-0 al NAC.